estremamente. Diciamo subito questo, questa è una squadra che non molla mai. A Cremona pareggio a tempo scaduto, oggi pareggio all'89esimo, non era facile anche psicologicamente dopo la rete di Morosini reagire, avete trovato il pareggio e avete anche provato a vincere questa partita. Sì, no, grande reazione da squadra, addirittura potevamo vincere alla fine. Dobbiamo gestire meglio i momenti della partita. Noi abbiamo avuto un blackout nel primo quarto d'ora del secondo tempo, dove non riuscivamo a salire, dove abbiamo sbagliato tanto nella fase di uscita, abbiamo consentito loro di prendere coraggio e ci hanno messo un po' lì. Anche sul, voglio rivedere anche l'azione del gol che abbiamo preso, che si poteva rimediare, però la squadra poi ha reagito bene, ha fatto gol, abbiamo creato i presupposti per vincere la partita. Un peccato perché nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, abbiamo avuto delle possibilità di farlo, come spesso succede quando tu sbagli tanto in fase offensiva, becchi il gol che poi diventa difficile rimontare, però la squadra ha reagito alla grande, abbiamo rimediato contro una squadra molto importante come Brescia, perciò dobbiamo migliorare molto però da questo punto di vista. Cosa ha pensato dopo il rigore sbagliato da Cocco? Niente, mi sono concentrato su quello che dovevo fare dopo, perché non bisogna mai prendersi addosso e guardare quello che si deve fare. Nel secondo tempo, soprattutto nell'ultima parte di gara, con Monachello e Mancuso in campo insieme a due punte, Pescara ha fatto vedere, a me a nostro avviso, le cose migliori, ha soprattutto costruito tanto in quei minuti finali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa per Pillon? No, vuol dire che possiamo svariare nel sistema di gioco. È chiaro che di partenza volevamo sfruttare molto le corsie esterne, perché giocando contro un 4-3-1-2 volevamo allargare il gioco, creare 2 contro 1 laterale, l'abbiamo fatto anche creando i presupposti anche del rigore. Mentre nella seconda parte mi serviva più una punta più centrale per essere più offensivo, con 2 esterni più alti, essere ultra offensivo, e ci ha consentito di rimediare la partita e di creare i presupposti, i posti per fare gol. Ma di là dei modi del sistema è l'atteggiamento che conta. Per me non è un problema di modo, è l'atteggiamento che tu metti in campo. Cosa è successo a Campagnaro, questo infortunio della vigilia? Venerdì mattina, ha fatto la rifinitura, ha sentito ancora un problema al polpaccio e non l'abbiamo rischiato in modo da non causare un ulteriore stiramento, se no lo perdevamo per qualche mese, invece così l'abbiamo risparmiato e vediamo adesso la prossima settimana. Pilon, ora c'è questa gara sabato prossimo col Foggia, potremmo vedere dall'inizio titolari Canute e Monachello, potrebbe essere questa una possibilità? Questo lo dirà la settimana che faremo, la settimana di lavoro, vediamo come lavoriamo e poi deciderà. L'ultima battuta, questi tifosi 250 oggi a Brescia, una trasferta non facile, molti più tifosi rispetto alla gara di Cremona, ora c'è questa doppia sfida casalinga con Foggia e Crotone, l'occasione per rivedere soprattutto col Foggia, questa è una sicurezza, il pubblico delle grandi occasioni all'Adriano. No, io me lo auguro, io spero che questa squadra possa portare tanta gente allo stadio, noi ce la mettiamo tutta per riportare la gente con noi e per dare a loro un bel gioco piacevole. È chiaro che abbiamo bisogno dell'aiuto del nostro pubblico, questo è poco ma sicuro.